Mobile World Congress 2017, siamo allo stand Huawei che ha annunciato nel corso della giornata di domenica due nuovi smartphone top di gamma, parliamo di P10 e P10 Plus, una conferma, il colosso cinese vuole comunque confermare la propria posizione sul mercato e lo fa non soltanto nel settore degli smartphone ma anche in quella dei wearable con questo, ovvero Huawei Watch 2. In questo caso abbiamo la versione classic del nuovo smartwatch dell'azienda cinese. Come vediamo cambia sensibilmente il design, qui in questo caso abbiamo la versione classic ed è, come possiamo vedere, il design tipico di un cronografo, quindi con le indicazioni dei secondi incisa qui sulla corona, un display da 1,2 pollici di diagonale, 390x390 pixel è la risoluzione, 326 ppi invece la densità, display coperto da vetro, Gorilla Glass di Corning, all'interno troviamo un processore Qualcomm MSM8900V a 1,1 GHz, un processore appositamente pensato per i wearable, oltre a 4 GB di memoria interna dedicata allo storage e 768 invece MB di memoria RAM. Si tratta di un dispositivo molto ben realizzato, in questo caso la versione classic offre una scocca in plastica e in materiale metallico, la plastica qui per quanto riguarda questa parte della cassa laterale, mentre sopra e l'aggancio qui, la parte in cui si aggancia il cinturino è materiale metallico. All'interno troviamo il GPS ed è un dispositivo resistente alle infiltrazioni di acqua e polvere, infatti è certificato IP68, compatibile con tutti gli Android dalla versione 4.3 in avanti e anche con i dispositivi iOS dalla versione 8.2. A bordo troviamo il sistema operativo Android Wear nella versione 2.0, adesso è una versione demo, quindi diciamo che è un po' difficile da gestire perché fa un po' di cose in automatico. Comunque, swipe verso l'alto, notifiche, swipe verso il basso, impostazioni rapide, quindi possiamo cambiare la luminosità, possiamo verificare lo stato della batteria, eccetera, eccetera. Scusate, vediamo se riusciamo a tornare a schermo. Ok, swipe verso destra e verso sinistra, si cambia la home screen, la watch faces, e invece pigiando su questi pulsanti si entra all'interno del menu delle applicazioni. Menu delle applicazioni, ripetiamo, una versione demo, quindi fa quel cavolo che vuole. Menu delle applicazioni che si scorre semplicemente effettuando degli swipe sul display. Particolarità di Android Wear 2.0 è quella di avere il Play Store integrato e quindi possiamo scaricare le applicazioni direttamente dal dispositivo. Che altro dire? Abbiamo tutte le funzioni legate al GPS, quindi il posizionamento, possiamo utilizzare il navigatore direttamente da qui, c'è una versione 4G, quindi, 4G e quindi con SIM integrata, quindi possiamo utilizzarla quella versione anche separatamente dallo smartphone, non sappiamo se la versione 4G arriverà in Italia, di sicuro arriverà la versione normale. Il prezzo parte da 329 € per la versione sport che adesso vi facciamo vedere, che ha il cinturino in gomma e la cassa in plastica e ceramica, e arriva fino ai 399 € della versione più costosa, che dovrebbe essere quella 4G, passando per i 379 € di questa che dovrebbe essere la versione classic. Ora, se ci seguite, andiamo a vedere la versione sport. Eccola qui, come vi abbiamo già detto, il cinturino cambia, è in gomma, non è più in pelle come quello della versione classic. Nella parte posteriore abbiamo il sensore per il riconoscimento del battito cardiaco, lo avevamo anche sulla versione classic, non ve l'ho fatto vedere ma c'era, e la scocca cambia, qui è plastica e qui invece è materiale ceramico. Non cambia tutto il resto, quello che troviamo all'interno del dispositivo, quindi il display è sempre 1,2 pollici 390x390, c'è sempre il GPS integrato, a maggior ragione in questa versione sport, perché se lo vogliamo utilizzare ad esempio per correre possiamo avere la tracciatura della nostra attività in maniera completa, possiamo anche misurare la
VO2 massima, un elemento molto importante per chi fa sport, tra cui running, soprattutto ad un certo livello. Non ci resta che aspettare di averlo in prova, di provarlo, darvi le nostre impressioni. Per il momento sicuramente un design che ci piace di più rispetto al Watch dell'anno scorso. A me personalmente la versione così, con design molto simile a quello di un cronografo, piace veramente molto. Aspettiamo solamente di vederlo arrivare in Italia sul mercato, che dovrebbe arrivare intorno al 10 di aprile.